Perugia con Gabriel in porta, il consueto schema 4-3-1-2 su cui è virato Alessandro Nesta. Tenere tra le linee Dragomir, ma i due si scambiano spesso la posizione, come in questo momento con Dragomir basso e Verri più alto. Ecco il 19enne romeno già in e consente a Livorno di approfittare di una rimessa con le mani. Porcino anche a sinistra, le gerarchie sono molto labili. Chance per Po su Rajcevic, questo è un bel duello anche di centimetri, 189 quelli di Gjomber, 188 quelli di Rajcevic, due giocatori fisicamente molto forti. Botsley, duello in velocità, passa Kisley, dentro per Dragomir, viene fermato e rallentato da Agazzi, alza la testa, il cross in mezzo, perde un tempo di gioco Rajcevic che non riesce a chiudere sul primo palo per Melchiorri. Bruno allontana, prolunga per un attimo Agazzi, primo gol di Gennaro con la maglia Amaranto. Dragomir per Falasco, subito in da Agazzi, c'è il fallo su Falasco, il calcio di punizione, si lamenta anche Diamanti. Dragomir affidata a Gabriel. Dainelli, controllo rischioso, ancora Vito Melchiorri in mezzo a tre giocatori del Livorno, esce comunque per Dragomir. Che si aspettava Alessandro Nesta, che ha ricevuto diversi complimenti, un po' meno punti. Rajcevic, Dragomir, bianco di prima in verticale, ancora Dainelli a dare aggressività alla manovra del Livorno, si deve riposizionare però adesso la difesa di Lucarelli per il lancio in verticale. Dragomir allo scatto con Bruno, nuovamente il circorpo, Olsele la cancia al limite, l'1-2 con Dragomir, Kingsley se la porta in area di rigore, poi Cremonesi largo per Falasco, vuole l'1-2 con Dragomir, poi in ombra il 19enne talentuoso rumeno che è entrato poche volte nelle azioni decisive. Questo pallone in vantaggio su Verre, si appoggia a Bruno e ottiene una riper Falasco insieme a Verre e a Iliamic, gli autori dei gol con i quali il Perugia ha vinto 3-2 sul Padova. Dragomir, largo per Melchiorri, si tocca male, manca la cancio a Gazzi, allora recupera Verre, si accelera, Verre in mezzo a tre, viene rallentato, poi lo scarico in orizzontale consente il recupero a parte di Valiani. Dragomir, Kingsley, le mani per Dragomir, buon intervento da parte di Valiani che riconquista quasi con un no look. Valiani che apprezza l'intenzione del compagno ma viene fermato da Mazzocchi. Riparte il Perugia, Bella, Falasco, bianco, poi Dragomir, eccolo Dragomir, molto basso rispetto all'aggancio di Mazzocchi, prova poi la percussione centrale, ancora Mazzocchi recupera con l'aiuto di Dragomir. Falasco pressato da Pedrelli, Dragomir ad aiutarlo, spedisce il pallone in avanti dove Mustacchio accenna uno scatto, Zima ormai è un libero aggiunto. Zima, discutibile la posizione di Mustacchio. Nesta si sbraccia per dire ai suoi di tenere il possesso palla. Vido, viene pescato Dragomir in area di rigore.